Amici, buonasera, benvenuti a un'oretta della cameretta col Bob e gli amici e i suoi amici. Auguri a tutti i papà innanzitutto, un grande abbraccio a tutti i daddy. È una festa del papà molto particolare, probabilmente la più dura che tanti della nostra generazione hanno vissuto, per cui siamo particolarmente vicini a tutte le famiglie. In questo momento bisogna tenere duro, lo diciamo tutte le sere, ed è il motivo per il quale cerchiamo ogni sera di creare un appuntamento che vi distragga un pochino. Non come ieri sera siamo andati giù sul tosto. Devo dire che la vostra partecipazione è stata fondamentale, siamo strafelici, però vi avevamo ripromesso, avevamo promesso anzi di ritornare, di riportarvi al Moto Mondiale già da questa sera, e così è, grazie alla collaborazione immancabile di Manuel Pessino, che ha organizzato un parterre veramente favoloso. Manuel, lascio che li presenti tu, presentali tu, visto che hai organizzato tutto, e sono troppo felice. Ciao italiani, a chi da Madrid, come sempre, a chi. Io ovviamente io non tengo che presentare al nostro invitato di oggi, no? Lui se presenta solo, no? Baldassarri, a chi è alla mia sinistra, sotto, e il mio fratello Zamagni de Milano. Ciao Zam, ciao Lorenzo Baldassarri, io non so se a casa li vedono come li vedi tu, eh? Ciao Lori. Okay. Ciao Zam, però li hanno riconosciuti, hanno capito qual è Zamagni e hanno capito qual è Baldassarri, secondo me. Speriamo. Secondo me assolutamente sì. Senti, parto con una domanda sulla situazione attuale. Da Lorenzo, come state vivendo, Lorenzo, questo momento così particolare? Per cui una domanda che esula dal discorso della tua professione, della tua passione. Come stai vivendo questo momento così strano? Sì, non è una situazione per niente semplice, però dai, diciamo che bisogna sempre vedere il bicchiere mezzo pieno, e quindi devo dire che questi giorni me la sto godendo in famiglia. Sono qui a casa e per quello che posso mi sto allenando, cerco di stare sempre sul pezzo, però comunque non è facile perché le palestre è tutto chiuso, e anche le piste per allenarsi, quindi dintorni, è molto complicato. Però per quello che posso, tengo duro, mi alleno e sto a casa, mi godo la famiglia. Zami, invece tu come te la passi? Cosa fai in queste giornate interminabili, lunghissime? Allora, intanto, Franco, fammi dire che al di là del momento naturalmente difficile, per me è un'emozione, un piacere tornare a parlare con te. Veramente sono veramente soddisfatto. Però poi qualcuno pensa che non siamo più parlati, in realtà non... No, voglio dire, parlarci in trasmissione, diciamo così. È un onore. Questa è, tra l'altro, l'oretta della cameretta, è una roba diversa, Zam. È una cosa diversa, va bene. Al di là di questo, io faccio il papà a tempo pieno, sto dietro ai miei due meravigliosi figli, ho la possibilità di lavorare da casa, lavoro per un sito internet che si chiama moto.it, continuo a fare delle cose, ho fatto anche prima del Qatar un'intervista con Lorenzo, che come sempre è stato gentilissimo, e quindi cerco di fare quello che fanno tutti, Franco, cioè cerco di arrangiarmi in qualche maniera, e come Lorenzo cerco sempre di vedere le cose positive. Sentiamo anche come la situazione, Emanuele, da voi, no? Gli aggiornamenti più o meno quotidiani, visto che ahimè ci vediamo, ci devi sopportare quasi tutte le sere. Dici com'è la situazione lì in Spagna? No, la situazione per me è nera, nerissima, no? Le notizie che arrivano sono terribili. Penso che voi siete un po' più accostumbrati che noi, ma sì, è una cosa terribile. Però bueno, non possiamo. Penso che l'unico che dobbiamo fare è mantenere la serenità. Altra cosa non possiamo fare, no? Ok, Manuel, lascio a te, Lorenzo, la prima delle domande. Io chiedia, Zamagni ha appena detto che ha fatto una intervista prima del Qatar. Adesso, dopo della prima gara, che cosa ha cambiato? Il tuo punto di vista? Hai sentito qualcosa diversa che non ti aspettavi? Com'è la situazione? Eccoci, per fortuna noi abbiamo corso, almeno abbiamo fatto una gara, perché sennò l'inverno, l'attesa invernale sarebbe stata troppo lunga, e quindi dai, devo dire che con questo bel risultato mi sono sentito ripagato del duro lavoro fatto durante l'inverno, dell'impegno, e mi ha dato quella carica, no? Quella carica che poi ti dà quella voglia di continuare a correre, quella voglia di affrontare la stagione. Però per il momento non si sa quando torneremo in pista, purtroppo. Sì, però ti aspettavi a Nakajima così forte prima di cominciare la gara, o sì, no?
Allora, devo dire che il warm up l'avevo visto molto competitivo, aveva fatto proprio un bel passo durante il warm up, in cui comunque le temperature c'entrano poco con quelle della gara, però già si vedeva che era messo bene a livello di gomme e di consumo. E, io invece il warm up avevo fatto un pelino di fatica, non ero molto veloce, ma ho trovato un qualcosa nell'assetto sull'anteriore che mi dava più fiducia, quindi quello lì mi ha fatto stare un po' più tranquillo, no? In previsione gara. E poi sono partito e ero parecchio carico, perché ho detto: oggi secondo me posso, se parto bene, sto nel gruppetto, posso fare una bella gara. Poi non mi aspettavo una gara così tirata e così combattuta fino alla fine per la vittoria. E anche lo stesso Nagashima, ecco, magari quando mi ha passato non mi aspettavo che avesse quei 59 basso in canna negli ultimi tre giri. Dam, vuoi andare su? Sì, allora Lorenzo, quando ti avevo parlato... È sempre citato il Pessino, è lui che c'ha sempre... Sempre lui, la stessa lui. Ora... C'ha sempre qualcuno... No, Lorenzo, ti avevo sentito appunto prima alla vigilia della gara del Qatar, era, se non mi sbaglio, mercoledì, o martedì o mercoledì prima del Qatar, e mi aveva colpito come tu fossi molto carico, nonostante apparentemente i test invernali non fossero stati così positivi e nonostante un fine di stagione del 2019 che era stato al di sotto delle tue potenzialità. Ecco, volevo capire, poi questa tua positività l'hai dimostrata in gara, che cosa ti dava così tanta sicurezza, tra virgolette, di poter di poter essere protagonista? Ma diciamo che l'ho preso abbastanza con calma e secondo me è stato un approccio piuttosto che si è rivelato giusto, perché comunque nei test ci siamo più concentrati sul lavoro, su trovare una buona base con i ragazzi, con la squadra che è completamente nuova da quest'anno, cambiano tutti i tecnici, dal gommista al capotecnico. E quindi non mi sono dato troppa fretta, troppa pressione, nonostante comunque bisogna andare forte, non è che siamo lì a giocare. Volevo arrivare in Qatar comunque cercare di lottare per il podio, però avevo visto che al momento non era possibile, quindi mi sono concentrato più sulla moto, più che a cercare la velocità, a cercare il giro secco, no? E poi dopo sono arrivato in Qatar e infatti ai test la moto stava migliorando di giorno in giorno, però anche lì ancora la velocità mancava. Quindi ho detto mi do tempo, no? Mi do del tempo, perché sicuramente qua faremo fatica ad arrivare. Si è bloccata la linea? Aspettiamo di riprendere il collegamento con Lorenzo. Vedo che forse sta tornando, forse torna. Voi mi sentite invece? Se voi siete collegati, Zam, Emanuele, sì. Sì. Un problema di Lorenzo. Ecco, tornato. Forse. Ho visto rimuoversi. Lori. Aspetta, mi sposto. Stava andando avanti lui. No, ti abbiamo perso, Lori. Io non so. Mi sentite adesso? Vedi che qua nel bagno si prende meglio. Si prende meglio il bagno. Vado in bagno anch'io. Mi sembra che sia nella cameretta, ma siamo tutti allegramente in bagno. Va? Si prende da lì. Così ti sentiamo meglio. Mi sentite, ecco. Abbiamo perso gli ultimi 20 secondi, credo. Sì. No, dicevo che comunque ero piuttosto tranquillo perché mi sono dato del tempo, no? E quindi ho dovuto rivedere un attimo l'obiettivo, perché... l'obiettivo era quello di arrivare in Qatar e comunque cercare di giocarmela per il podio, però nei test non ero stato così particolarmente veloce, stavo facendo un po' fatica nel trovare quel setup di base, e quindi mi sono dato del tempo, però diciamo che alla fine questa tranquillità ha pagato. Lori, io non so, probabilmente una domanda banale, però
È veramente meglio aver cominciato voi rispetto, cioè Moto3 Moto2 rispetto alla MotoGP che non ha cominciato, è meglio iniziare e poi avere uno stop così allucinante, perché non si pensava, no, che potesse portarsi, ma qui parliamo almeno di un paio di mesi se non tre o qualcosa in più. È meglio partire e poi avere questo stop, o è meglio come quelli per la della MotoGP che invece non hanno neanche incominciato, per cui nel momento in cui ricominceranno saranno tabula rasa tutti uguali? Beh, da parte mia io devo dire che meglio così, che abbiamo cominciato, perché spezzi un attimo, ti rendi conto di cosa, finalmente torni a provare, no? Quell'adrenalina, quelle emozioni della gara che durante l'inverno ti mancano veramente tanto. E adesso devo dire che è dura perché è dura aspettare, perché comunque abbiamo iniziato e la voglia di continuare è tanta. Sì, però balla, iniziare con 20 punti è meglio che con che Paramarini, sì. Paraluca, per esempio. Sì, sì, oppure fare una gara discreta, magari con il top 10 che non è né carne né pesce, dici. Quello che hai detto del team completamente nuovo, questo la differenza deve trovare come lavorare con il team, questo ha sido un problema. Il sistema del lavoro è molto diverso? Diciamo che ci vuole del tempo, no? Per conoscersi tutti quanti e soprattutto con il capo tecnico, perché lui capisca quali sono i tuoi requisiti come pilota e come persona, no? E te dall'altra parte come pilota devi capire un po' come approccia il capo tecnico, il metodo di lavoro e tutto quanto. E quindi bisogna un po' incastrarsi, venirsi incontro e poi andare alla ricerca del setup base, che è quello è fondamentale per susseguirsi della stagione, perché poi le gare sono molte e le prove sono poche, e quindi Zam, che dici? Sì, no, volevo chiedere a Lorenzo, allora hai parlato di tanti cambiamenti, no? E sappiamo anche che hai cambiato anche al di fuori del team, e quanto è cambiato al di fuori del team, nel senso quanto è cambiato come metodo di allenamento, come metodo di approccio mentale alle gare? So che insomma adesso lavori in un gruppo dove è molto attento anche a certe situazioni. Sì, ho cambiato molte figure. Facciamo un attimo la pausa, perché facciamo un attimo pausa regia, poi andiamo con la tua risposta direttamente, anche perché in questo momento io devo mangiare. Anch'io faccio il spuntino. Sono già 10 minuti che non mangia Franco. Pausa, non ha bisogno, non si fa Bob, non si fa, torniamo subito, un minuto. Ragazzi, pronti per le occasioni di Fassina? Pronti? Sono tantissime, ma non tantissime, tantissimissime. Partiamo subito. Panda Session. Partiamo con la Cross, una delle più divertenti. Questa al 900 Turbo, 85 cavalli, non ha percorso strada. È una garanzia ufficiale per tutto il 2000, fino a tutto il 2021. 15.600 euro, molto molto carina. 14.2 per questa Fiat Panda Wild, anche lei con il benzina da 85 cavalli. 14.2 anche questa per la 4 ruote motrici, non ho detto Wild, ma vuol dire 4 ruote motrici, stessa vettura questa in quest'altra colorazione, 14.2. Questa ha già trovato il suo proprietario, vedete tanti buchi, perché ragazzi la Panda va via come la 500, come tutte le altre vetture vi farò vedere, qua ne spariscono ogni giorno, e non che se le rubano, ma ve le comprate per fortuna. 10.000 Panda Lounge, questa anche questa non ha percorso strada, con rotino di scorta, vernice metallizzata, radio, clima, insomma avete già tutto quello che vi serve. 10.100 per questa Easy, sempre con il 1200 benzina da 70 cavalli, e chiudo perché questa è già stata assegnata con questa 9.900 euro, un bel usatino con soli 15.000 km, sempre Panda Lounge, sempre con 70 cavalli e il 1200 benzina. E chiudo su questa rossa meraviglia, un rosso tipicamente Ferrari, Panda City Cross, sempre con la stessa motorizzazione,
climatizzatore automatico, vernice chiaramente con questa colorazione particolare che è un optional, è il quinto posto, questo è un aspetto importante, radio DAB Bluetooth, 12.200 euro, non ha percorso strada. Allora ragazzi, avete capito perché vi dico sempre, fate un salto da Fassina se avete intenzione di cambiare vettura, nelle due sedi in via Arona sono quattro piani dedicati alle autovetture, questa è la sede invece di via Giovan Battista Grassi 98, sono 60.000 metri di esposizioni, di officina, di saloni dell'usato, aziendali, insomma trovate sicuramente l'avventura che state cercando e sono sicuro che il prossimo cartello venduto, è dritto, sì, sarà per voi. Io intanto lo appoggio su questa macchina. Ragazzi, ben ritrovati, siete in tantissimi dall'Argentina, ti salutano Lorenzo, ti salutano da tutta Italia, che è veramente una meraviglia, e tanti saluti anche a Zam, sono molto felici di rivederci, dai, diciamo rivederci Zam, perché è vero, di rivederci insieme. Assolutamente. Allora, la domanda di Zam era per Lorenzo, la riassumo velocissima, no, rifalla tu Zam, dai. Sì, vuol dire, al di là dell'aspetto tecnico è cambiato anche al default del box, insomma, dalla VR46 sei passato a un altro manager, quindi è cambiato il metodo di allenamento, è cambiato l'approccio, volevo sapere come sono questi cambiamenti. Si può dire anche il nome del manager, non è un segreto, giusto? Sì, sì, no. Sì, no, si può dire. Simone Battistella è il mio nuovo manager. Ok. Da quest'anno ho cambiato parecchie cose attorno, nei dintorni, ecco. E dalla moto al team, cioè alla squadra, perché il team è lo stesso, al manager e alla preparazione, quindi adesso mi segue Biotecna sotto il punto di vista della preparazione atletica, poi dal fisioterapista, che è un ragazzo di Rimini, Diego Bartolini, e quindi devo dire che poi siamo anche un bel gruppetto negli allenamenti, quando capita vado a fare motocross con Dovi, col Petrux, Savadori, Rinaldi, quest'inverno ci abbiamo dato col cross. Ecco, ma è cambiato molto il metodo di allenamento? Sì, abbastanza, è abbastanza diverso, e devo dire che prima anche andando in palestra eravamo sempre in un gruppo e adesso invece mi alleno da solo, sono da solo in palestra. Mentre per gli allenamenti in moto sempre siamo un bel gruppetto. Dai, comunque si è verificato per il momento positivo questo cambiamento. Adesso non vedo l'ora di vedere come procede nel resto della stagione. Manuel, posso dire una cosa a te riguardo all'allenamento? Non voglio tirare in ballo Lorenzo, non è assolutamente mio desiderio metterlo in difficoltà, però Manuel, nel recente passato, parlo di due o tre stagioni fa, c'è stato un caso di un altro pilota che è uscito dalla VR46 con il quale in una discussione così privata è saltato fuori questo discorso dell'allenamento. Cioè dice, io sono un pilota, devo allenarmi, voglio allenarmi, devo poter scegliere come allenarmi. No, mentre la sensazione, la percezione che ho avuto parlando con lui era di un allenamento che doveva essere per forza in quel modo lì, sulla base di esigenze probabilmente anche di altri, per cui questa cosa poi l'aveva portato ad allontanarsi. Secondo te quale dei due sistemi è giusto? No? Un sistema standardizzato sulle necessità di qualcun altro che deve andare bene per tutti, o invece come ha fatto, diciamo, l'altro pilota? Non tiro in ballo Lorenzo. Cioè, secondo me sono diversi e secondo me quel percorso lì era finito, cioè nel senso era il momento di cambiare e di pensare più a me stesso, no? Di diventare indipendente, avere più una preparazione su di me in base ai miei requisiti e di quello che ho bisogno, sia nella preparazione ma più che altro proprio come atleta professionista. Franco, questo e voglio dire che il sistema di dove arriva Lorenzo, il sistema della VR46, basicamente c'è lo stesso problema con il sistema di Emilio Alzamora. Emilio Alzamora, anche lui ha un sistema molto rigido. Bastianini, no? Ha stato con Emilio? Sì, esattamente. Entonces, il sistema è quello. Per
ovviamente per Emilio, per Valentino o quello che gestisce a Valentino la VR46, pensano che funziona, ma per alcuni piloti funziona, per altri no. O, come dice Balda, funziona durante un tempo e dopo uno deve fare la scelta del suo proprio cammino. E sono sistemi chiusi e dopo sta il pilota può decidere andare via o rimanere. Sto così, no? Certo. Zam? Sì, vabbè, la penso uguale. Io non credo che ci sia un metodo giusto o un metodo sbagliato. Io credo che ogni pilota deve capire di là degli scherzi, però vuol dire comunque ognuno ha una sua caratteristica. Io ripeto, non credo che ci sia giusto o sbagliato, credo che sia giusto per quello che il pilota si sente in quel momento. Senti, gli è giusto se il pilota vince, è giustissimo. È sempre giusto. Filippo, controllami se abbiamo segnale o se siamo, dammi solo conferma. Tornati, adesso mi scrivono tornati. Regia. Non so che cosa è andato perso di quello che vabbè. Sopravviveremo anche a questa, dai Franco. Sì, purtroppo è lì, ragazzi. Intanto scrive... suona, telefono a Manuel, intanto. Manuel, per favore, basta, Manuel. Sempre... sta programmato, questo sta programmato, sempre alla stessa ora. Pugge. Lorenzo, io becco il discorso... Tu ci senti? Lo vedo frizzato. Ci vedi tu? Lorenzo l'abbiamo perso, diciamo. Mi sa che l'abbiamo persa ancora. Ci sei tu? Io mi vedo. Sì. Vedi, adesso ti rivediamo, ok. Perché oggi prima ci parlavi durante la pubblicità degli allenamenti che hai fatto oggi. Secondo me due robe devi dirle, perché se è quello il bello, cioè tu hai detto mi sto allenando, poi invece hai detto che hai fatto la gara con le macchine radiocomandate con tuo fratello. Insomma, quelle sono le robe che ci devi dire, no? Bella, sì, perché le gare mi mancano, quindi come faccio a riprodurre un po' quell'adrenalina, quella tensione, no? della vittoria e di sbagliare. Allora ho fatto un circuitino lì attorno a casa, ho messo gli stivali nel piazzale e con la macchina telecomandata facevamo tutto il tragitto chicane e così andare. È stato un momento scooter, anche avete rischiato con lo scooter di fare qualche gara. Con lo scooter sì, praticamente è partito, lui ha iniziato la scaldata, adesso devo scaldarlo, io mi sono fiondato subito addosso e gli ho proposto il time attack, no? Di fare il circuito prima con lo scooter e di fare una simulazione qualifica, solo che me l'ha bocciata subito perché mi ha detto guarda no Valda, meno male Lorenzo meno male che Sito non sta sentendo questa trasmissione. chi lo sa potremmo anche ricattarlo e dirgli che gliela mandiamo sì. Sia Sito che a Simone Battistella. Ecco Simone, tra l'altro volevo due parole su Simone, perché è una persona, negli anni in cui sono stato vostro compagno d'avventure nel motomondiale, devo dire che ho sempre apprezzato Simone, perché a parte un manager, rispetto agli altri italiani che sono anche nostri amici, perché da Carletto, Alberto Vergani, insomma gli altri, lui è completamente diverso, cioè proprio uno... È un sempre... L'inglese. Sempre moderato. Non si sbilancia, è preciso, preciso. Però oggi gli ho fatto una domanda su com'era la situazione, mi ha fatto una metafora bellissima. E se gli ho chiesto, mi chiedi com'è la... adesso non me la ricordo, però bello. Perché quello che dice Simone devi scriverlo e dirlo anche a noi. Ma tipo più o meno... No, forse l'ha detto in inglese. No, in italiano. Me l'ha tradotto in italiano. Però scusa, ti ha tranquillizzato o ti ha fatto venire ancora più cagotto? Perché questo vogliamo capire almeno quello. No, mi ha fatto capire com'è la realtà, non come in telegiornali, però me l'ha un po'... Quella metafora me l'ha fatta un po' più bella, ecco.
me l'ha imbellita un po', come si dice. Perché a noi che siamo qua, che stiamo sudando, io ho una paura folle, Zam non mangia da 15 giorni. Dici anche noi questa metafora qua, dai, com'è? No, per dire, mi ha detto niente di preoccupante come lì da voi, però comunque la situazione non va a migliorare, tipo. Però la metafora adesso dovrei andarla a cercare, adesso vediamo un po' se riesco a cercare. Dove vai a cercarla, scusa? Te l'ha scritta? Te l'ha scritto? Navighiamo in vista, eccolo, navighiamo a vista in acqua un po' torbide, nubi all'orizzonte. Non è che tranquillo moltissimo, insomma, cioè, devo dire che agita ancora di più, però lui è in Inghilterra adesso. Sì, lui è a Londra. Sì. Ha un po' di svantaggio purtroppo rispetto a noi, no? E qui siamo vicini comunque a tutti gli amici. Allora, io ricordo che negli anni 2011-2012, e Zam se lo ricorda, eravamo ancora a Telenova, e avevamo preso le gare della Red Bull Rookies Cup, e tu nel 2011 hai vinto. Io mi ricordo che ti commentavo e mi facevi impazzire, perché quelle gare erano veramente bellissime, super tirate, correvate negli stessi tracciati della moto mondiale, delle classi del moto mondiale. 2011 tu hai vinto, mi sembra, no? La grande, poi nel 2012... Sì, ma le commentavi te? Io sì, hanno preso i diritti quando ancora si potevano prendere, poi è arrivato, sai, quello che lì ha preso tutto lui, non c'è più niente. Però mi ricordo che commentavi. Sì, primo anno 2011. 2011 avevi vinto. Un bel sacramento fisicamente, no? Eri ben più grosso degli altri. No, lì ricordo. Quando ho vinto, no, ero piccolino. Dopo, l'anno dopo, sono diventato un sacramento. L'anno dopo infatti ho fatto settimo. Ma Lorenzo, com'è quel campionato lì? È bello, è veramente formativo. È molto formativo, e quando ho corso io era molto tirato. Adesso mi sembra che comunque il livello sia alto, però mi ricordo quando nel 2011 una bella bagarre, anche nel 2012, quell'anno che ho fatto settimo delle gare, eravamo in 20 come la Moto3, e quindi poi la cosa figa è che vieni dalle mini GP, no? E ti trovi a correre su questi pistoni, sugli autodromi, in concomitanza con il moto mondiale, quindi tanta roba. Sì, ci credo. In preparazione del moto mondiale. Faccio un'altra pausa, ragazzi, consentitemela, e devo portarti i saluti, Lorenzo, di Nicola, il mio caro spettatore di Valdobbiadene, che penso ti abbia scritto in questi giorni su Instagram, perché nonostante sia un vecchiaccio di 44 anni, adora le moto, adora i piloti, e tu sei il suo pilota del futuro, ti è veramente innamorato di te. Grazie, Nicola. Commentare in senso metaforico, chiaramente, però ti vuole molto bene e ti saluta. Torniamo subito, Manuel, tra un minuto, intanto rispondi a tutti. Mangia. Mangia intanto. Io mangio. Finalmente arrivano da Fassina le Fiat Panda Hybrid e le Fiat 500 Hybrid con il nuovo motore Firefly 1000 tre cilindri abbinato ad un propulsore elettrico. 70 cavalli di potenza, risparmi fino al 30% sul consumo di carburante e addio ai blocchi sulla circolazione. Prezzi da 10.900 euro, cosa aspetti? Scopri Panda Hybrid e 500 Hybrid da Fassina. Carburatori Bergamo da oltre 35 anni è il punto di riferimento del settore dei carburatori e dell'iniezione elettronica per auto e moto. Carburatori Bergamo da sempre investe nella tecnologia e la sua officina è dotata di banchi a rulli per prova potenza, ma i più sofisticati del mercato. Se vuoi ottenere il massimo dalla tua auto, migliori prestazioni, minori consumi, ottimizzazione della centralina, non pensarci un secondo in più. Chiama il numero in sovraimpressione o visita il sito carburatoribergamo.it. La più vasta gamma di vetture usate Jaguar e Land Rover la trovi solo da JB Cars a Monza. Con la garanzia Proof della tua Jaguar o Land Rover usata avrà sostenuto 165 controlli da tecnici specializzati. Potrai contare sempre sul servizio di vettura sostitutiva e sul soccorso stradale in tutta Europa. E poi 24 mesi di garanzia, anzi solo per i nostri spettatori, 36 mesi di garanzia sulle vetture approved. Non perdere questa straordinaria occasione. Scegli la tua nuova Jaguar o Land Rover usata da JB Cars a Monza. Numeri 1 per passione.
Xilema studia, progetta e realizza da vari anni parti speciali per i settori racing e competizione, in collaborazione con i team più importanti. Valvole pop-off, dischi freno, distanziali, puleggia a regolazione variabile, leve freno a mano, dischi frizione, meccanismi rinforzati, airbox e paraurti in carbonio e compositi e molto molto altro. Le varie fasi di lavorazione sono eseguite totalmente in Italia da personale altamente specializzato e con l'ausilio di apparecchiature di ultima generazione. Per maggiori informazioni visita il sito xilema-italia.com. Messa da oltre 50 anni, punto di riferimento per il marchio Renault e Dacia in Monza e Brianza. Nel nuovissimo showroom troverai tutta la gamma Renault da visionare e anche provare con un test drive. Inoltre troverete anche tutta la gamma Dacia, sempre da visionare e soprattutto da provare. Nella nostra sede troverai una vastissima gamma di chilometri zero, aziendali e usato garantito. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Monza, Vimercate e la nuova sede di Merate. Eccoci qua ragazzi, ben ritrovati, un'oretta dalla cameretta col Bob e Lorenzo Baldassarri, Giovanni Zamagni e Emanuele Pesino. Dove ce l'avamo lasciati? Ah sì, aspetta, c'ho un amico che ti aspetta, Gianluca Torresi, che è un marchigiano, abita molto vicino, si sente molto vicino a te, scusami, ti vuol fare una domanda molto tecnica, attenzione Lori, qual è il tuo drink preferito in questo momento in cui non puoi fare nulla? Grande Giallo! Vede che Giallo... La birra balda. Birra balda? Sì, sì, c'è la birra balda. Birra balda, ma che fa? No, balda così, omonima. Sì, sì, omonima. No, no, che la, non che la faccio io. Sotto della famiglia, no, no. Magari dici che c'è la birra balda, davvero, no. Esiste, no, ma no, non c'è, sei. Esiste. Non so, esiste. Sono io. Vabbè, non esagerare, no, perché poi la barriga, no, come dice Manuel, la barrigozza. Lì è un problema dopo, il peso, il macello. Infatti, parliamo del peso. Valda, parliamo del peso. Il tuo team manager, lui mi ha fatto tutto un discorso a Qatar dicendo che piloti come Garzo, quello di Aspar, che loro stanno sotto il peso minimo di 217 kg. Ah, e, sì. E deve andare in Canet, gara, no? Chi è? Aspar, Canet. Eso, Canet, scusa, Garzò è tuo compagno di squadra. Sono Canet, per esempio, che lui dice, ok, dopo gara loro verificano il peso minimo, 217, sì. Ma sì. Sito vuole che questa verifica si fa anche dopo in qualifica. Perché lui dice... È importante, perché uno in qualifica per fare il giro secco magari non mette per niente i pesi, un qualcosa comunque influisce il Moto2, che è tutto così tirato al decimo. Ma secondo te Lorenzo la regola è giusta di mettere, sarebbe importante, la regola è giusta secondo te Lorenzo di mettere un peso limite pilota più moto o no? Sì, secondo me è giusta perché no, quelli come me sarebbero troppo penalizzati, perché magari c'è uno che pesa 20 kg in meno. Finché sono 5-6 kg, ok, ma 10-20 kg in meno, cavolo. Ma ci vorrebbe anche in MotoGP, secondo te, o no? Ma la MotoGP, secondo me, si sente poco, perché quello troppo leggero dopo fa anche fatica a guidare la moto, secondo me. Quindi, tipo, per un Pedrosa, no? Molto leggero, però, cavolo. La moto dopo diventa anche difficile da guidare, magari invece con uno più alto le leve più lunghe. Però se prendi un pilota come Scott Redding tipo o Loris Buzz, lì bisognerebbe metterla anche lì, perché io alla fine sono alto, ma per fortuna non peso molto, e peso sui 70 kg, mentre uno pesa 80-85 kg e dopo lì cambiano le cose. Io penso che Petrux non sta molto d'accordo con te in questo. Ecco, anche Petrux, 80 kg, non so se 80, però comunque lui pesa più di me. E io sono un po' al limite, già ci sono piloti che pesano 7-8 kg meno di me, alcuni quasi 10, e dopo con Petrux anche di più di differenza. Alda, quanto stai per sopra il limite di Moto2 adesso, più o meno? 5-6 kg. Sì.
Lori, cosa ne penseresti? Ne abbiamo parlato parecchio in queste ultime puntate, dell'ipotesi, perché bisogna fare un po' di ipotesi, no, su che cosa succederà in questo campionato, augurandoci che parta tutto al più presto, perché vuol dire che il problema di questa pandemia maledetta è stato risolto. Ti piacerebbe l'ipotesi di fare due gare per ogni weekend? Cosa ne pensi di quella soluzione? Gara 1, gara 2, come la Superbike? Sì. Boh, sarebbe strano, non lo so, però per correre, per far sì che sia un campionato comunque almeno con qualche gara, bisogna fare anche questo, secondo me. Cioè, per trovare una soluzione, un rimedio, io farei anche quello, non è un problema, anzi bello, farei due gare. E con le porte chiuse a te piacerebbe? Cambierebbe qualcosa? Non cambierebbe niente? A porte chiuse non sarebbe il massimo, tipo in Qatar erano a porte chiuse, non bellissimo. Cioè, quando sei in gara, quando si spegne il semaforo, no? Rosso spento, e fino a che non sei nella bandiera a scacchi è sempre uguale, però quando prima di partire la carica che ti dà il pubblico e dopo, e all'arrivo quando ti guardi intorno è tutta un'altra roba. Sì. Penso solo che a porte chiuse sarebbero contenti i piloti MotoGP, perché nel paddock almeno c'è un po' di tranquillità, e con lo scooter magari non rischi ogni volta di investire qualcuno. Il sogno di Pedrosa, sì. Fare una gara a porte chiuse. In tanti stanno scrivendo, Manuel, l'ipotesi più logica potrebbe essere quella della Finlandia. Quando è a luglio Finlandia? Giulio, sì. Luglio. Sì. Però molto strano che soprattutto la MotoGP deve iniziare. Cosa Lori? Non ho sentito. Prima della pausa estiva. Prima pausa estiva. Dello stop. Secondo me, io spero che la pausa non ci sia quest'anno, perché vuol dire infatti. Che si riprende e si corre. Però sarebbe molto strano e comunque interessante che il mondiale MotoGP partisse da un gran premio che nessuno ha mai fatto. No? Si parte veramente come non è mai successo. Vero? Da zero proprio. Tu già hai cominciato a allenarti su qualche videogame? C'è qualcosa, Lori? Il circuito della Finlandia o non lo conosci? Qualche video, ma per il momento no, sul simulatore non ho trovato niente. Nella Play. La pista la sta finendo ancora, cioè l'ha finita, però ancora non è finita. No, pensavo però... che ha fatto qualche elaborazione, che ci fosse, sai, qualcosa di diciamo per i simulatori che potesse permettergli di cominciare ad allenarsi. Ancora piuttosto, no, perché si arriva veramente piuttosto, perché te lo guardi nelle mappe e poi vai dentro il giovedì, giro di pista a piedi, poi da venerdì gas aperto, solo che i turni di prova non sono molti, quindi bisogna fare in fretta a imparare. Marquez vince con 5 giri di vantaggio se si va a correre su una pista dove non aveva mai corso nessuno. Nuova per tutti. Sito, cosa ti dice Lorenzo? Cosa ti dice Sito Pons in questo periodo? Che consiglio ti dà? Cosa ti dice di fare? Ti preoccupa? Ti chiama? Ti dice cosa stai facendo? Ti alleni? Com'è il rapporto che ci hai? Ci siamo sentiti poco fa. Gli ho scritto per capire com'era la situazione da lui. E lui mi ha chiesto se era tutto a posto, se mi stavo allenando. E ha detto spero di rivederti presto. Che lui è carico. Sono più carico io. Però anche lui è carico e non vediamo l'ora di tornare a correre. Manuel, io con lo sguardo lo conosco, tu stai leggendo qualcosa, non ci vuoi dire di che cosa no, parla? No, io volevo ritornare Valda all'assunto del setup del nuovo. Per me è una curiosità molto grande. Alla fine voi avete più o meno la stessa moto dell'anno scorso, voi andate nel stessi circuito sempre. Questo del setup deve essere un margine piccolissimo, no? Perché alla fine una linea molto sottile. Claro, tutte le moto sono uguali, tutti le circuito sono gli stessi. Quando se parla, no, abbiamo cercato il setup, il non setup, deve essere una linea super fina, no? Sì, è una linea sottile che è un po' quella che poi è un attimo stravolgerla, perché basta che ti portano una gomma nuova, un qualcosa di come hanno fatto l'anno scorso, che dopo le prime gare hanno cambiato questa gomma posteriore e hanno sconvolto un po' tutti i setup e tutti gli equilibri.
e quest'anno poi hanno portato anche quella nuova davanti, quindi abbiamo dovuto rifare tutto il lavoro differente, ecco, cioè il lavoro è sempre lo stesso, nel senso che il metodo adesso i tecnici è diverso, anche l'approccio, no? Il metodo di lavoro tutto nuovo, solo che anche con questa gomma nuova davanti comunque sono cambiati parecchio gli equilibri, anche il modo di guidare, devo dire. Senti, sì, stavo dicendo Olga, sono ormai completamente fuso. Volevo dire Lorenzo, qualche anno per percorrere. Esatto, no, volevo chiederti questo dal punto di vista tecnico e dal punto di vista psicologico, quanto conta la convinzione di un pilota di poter far bene, l'adattamento alla pista, insomma, quanto c'è di... Molto, molto. Non so quale conta di più, forse più quello psicologico che quello tecnico, perché quando sei a posto psicologicamente ci metti una pezza su tutto. Tipo, prendiamo esempio Jerez dell'anno scorso, no? Hanno introdotto questa gomma nuova, io non mi trovavo, però venivo da due vittorie, ero carico a manetta, e ho iniziato il weekend e non riuscivo ad andare, mi sono steso tre volte, come provavo a spingere mi stendevo, no? Però alla fine in gara sono riuscito a vincere lo stesso con la convinzione, e quindi conta molto. Bello, bella questa cosa. Ti porto i saluti ancora di un altro gruppo d'ascolto dell'Argentina. Dario Salvador è il portavoce. Balda è un grande pilota, una grande persona. Saluti da tutti i tuoi fan dell'Argentina e un abbraccio a tutti gli altri. Questo è molto bello. Grazie, senti, che cosa ti raccontano? Grandi. Sono grandi, supportano alla grande. L'anno scorso mi hanno fatto una gran festa dopo la vittoria. Senti, adesso sono un po' di giorni che chiaramente non hai contatti con i tuoi compagni di allenamento, i colleghi, diciamo, di scuderia, quelli della scuderia Battistella. Come li hai visti però loro dopo i test? Se vi siete incontrati, vi sono sembrati sereni il Dovi e Petrux o preoccupati? Come li hai visti? Come pensarti? Ti faccio una pubblicità così. Vai. Faccio una pubblicità, ci rispondi dopo, dai, così ci pensi. Fai un attimo mente locale. Guarda, ti faccio vedere cosa c'ho qua che ti può... Dimmi se riconosci. Balda, dimmi cos'è. Ufobo. Balda, dimmi cos'è. Balda, ti chiudo il collegamento, Balda. No, non lo so, non ho idea. Come esce Tommy qua? Come fa a uscire qui? Si trasforma in un lazzo missile con circuiti di 1000 watt. La velocità! Torniamo su. Su Balte va. Torniamo subito. Da Hyundai Fassina è finalmente arrivata la nuova i10. Vieni a scoprire le sue fantastiche motorizzazioni. È la piccola più accessoriata del mercato. E approfitta dell'offerta lancio rate da 99 euro al mese. Da Fassina, in via Rona 15, in via Grassi 98 a Milano. Sono Luca, 9000 giri. Da 32 anni siamo specializzati nell'ambito delle preparazioni autosportive. Siamo a Milano, in via Lepiceno 3. Da noi potete trovare qualunque cosa vi possa interessare che riguardi il potenziamento motore, l'assetto, l'impianto frenante, modifiche estetiche interne e modifiche estetiche esterne. Solo componenti di primissima qualità, le porcherie le lasciamo a casa. Qualunque cosa vi possa servire che riguardi appunto l'assetto, il motore, l'impianto frenante, non esitate a contattarci o direttamente al numero insieme impressione o visitando il nostro sito www.9000giri.it. Io sono sempre qua, vi aspetto. Cari amici, bentrovati, io sono Arianna della Ford Interauto e oggi siamo qui per parlarvi delle nuove promozioni che mette a disposizione Ford Interauto solo per questo mese. Quella che vedete alla mia destra è la Ford EcoSport, allestimento ST-Line, motorizzazione 1000 di cilindrata, 125 cavalli. A 259 euro al mese con anticipo zero e solo da Interauto 7 anni di garanzia for Protect, 3 anni di polizza furto incendio, cristalli, atti vandalici, service pack con 4 anni di manutenzione programmata. Il mio consiglio è quello di affrettarvi e chiamare il numero che trovate qui sotto per fissare un appuntamento e una prova su strada, perché la promozione è valida solo sulle pronte consegne che stanno terminando. Noi siamo qua, vi aspettiamo. Motostar presenta le fantastiche offerte di inizio stagione. Africa Twin, modello 2019, è l'ultimo esemplare rimasto, ragazzi, nuovo, ancora da immatricolare. Parliamo della DCT, quindi quella furba senza frizione,
dovete solo dare del gran gas e non pensare ad altro. La moto in questa splendida livrea HRC viene offerta a un prezzo veramente interessante, 12.200 euro più immatricolazione, con 4 anni di garanzia Honda. Qui da noi, Motostar, via Caterina da Forlì, 24/2 Milano. Motostar ti aspetta negli showroom di Milano, in via Caterina da Forlì 24 o in viale Certosa 282. La nostra officina è specializzata nei restauri di automobili d'epoca, perché la passione è la prima cosa che ci deve essere in un lavoro. Portateci e affidateci la vostra automobile, ne rimarrete soddisfatti, con il cuore da Gasi. Da Svezia Car sono disponibili le ultime Volvo XC40 spettacolare SUV compatto in pronta consegna con motori benzina e diesel, che sono anche immatricolabili autocarro N1, sia con cambio manuale che automatico nelle colorazioni più belle e in tutti gli allestimenti. Vola da Svezia Car prima che le ultime XC40 finiscano. Svezia Car è in via Kulishov 6 a Milano. Ben ritrovati ragazzi, eccoci qua ancora con Lorenzo Baldassarri, Giovanni Zamagni e Emanuele Pessino. Lori, hai riflettuto su come hai visto il Dovi e Petrux prima che ci blindassero tutti chiaramente in casa? Sì, li ho visti piuttosto positivi, siamo andati a girare poi in moto e devo dire che erano abbastanza contenti, però comunque dai test ognuno non dice troppo, ognuno fa il suo lavoro e poi sono diversi, ognuno usa un approccio suo, magari chi cerca il giro secco, chi si vuole allenare sul passo gara, chi fa la simulazione, chi fa simulazione qualifica. Quindi, e per questo Dovi è molto speciale, no Zama? Lui è il lavoro della pre-season, lo fa molto metodicamente. Assolutamente, lui non lo puoi giudicare. Se vai a guardare le classifiche dici dove non fa niente quest'anno, e poi invece lui comunque sfrutta quei pochi test che ci sono proprio per sistemare al meglio la moto. Ma Lorenzo, secondo te ci sono troppo pochi test durante la stagione in generale, dico come regolamento? Secondo me prima quelli prestagionali, magari fatti in modo diverso, un po' tipo alcuni hanno fatto test privati, non li abbiamo proprio saltati, però magari un test privato invece di un test privato un altro test IRTA fatto magari in Malesia o non lo so in un'altra pista, però Oh. Ti perdiamo Lorenzo. Lori, ti stiamo perdendo, non riusciamo a sentire cosa dici. A Jerez e altri test. Eccomi, mi sposto. Eccolo. Adesso ti abbiamo ripreso, sei camminante, ti vedo meglio. Sì. Ci ripeti l'ultima risposta, Zam, quella sui test? Se puoi, grazie Lori, scusa. Sì. Dicevo che magari farei un po' più di test nel periodo di fermo, organizzati in modo un po' diverso, magari fare tipo due test, tre giorni in Malesia, tre giorni a Jerez e tre giorni in Qatar, no? Che come quest'anno alcuni hanno fatto i test privati ma li hanno fatti a Jerez per poi fare altri tre giorni a Jerez, quindi in totale di 5 giorni, e poi durante l'anno magari qualche test in più, sì, secondo me. Quante giornate sono? 4 giornate il totale? 4 considerando poi che il test dell'anno a fine anno, dell'anno prima, conta come stagione successiva, quindi noi abbiamo solo 2 giorni di test disponibili quest'anno. Sì, devo dire che sono un po' pochi. Ok, Lori, scusa, il discorso del peso prima ha generato delle domande. Ti chiedo, Emanuele, ti chiede anzi se puoi dare un'idea di quelli che sono i pesi giusti secondo te per la Moto 2, Moto 3 e per Moto GP. Cioè, quanto dovrebbe pesare teoricamente un pilota di ciascuna categoria? Secondo me l'ideale sarebbe, allora, il peso moto pilota per noi è 2,17. Dopo dipende anche da quanto pesa la tuta, il casco, gli stivali, guanti, ma soprattutto le tute sono
alcune pesano un po' di più, alcune di meno, però secondo me il peso minimo del pilota con la tuta sarebbe 75-75. Moto 2 mi sembra sia 70, 75 il pilota, devo dire, dico, dopo dipende, chi pesa meno e chi magari cerca di risparmiare peso sulla moto, mette le pedane più pesanti o più leggere, però devo dire 2,17, quindi il pilota più o meno in moto 2 deve pesare, può pesare 73 kg. Okay. Secondo me l'ideale sarebbe 75, sia in moto 2 che in moto GP. Con la tuta, dico. Moto 3 vuol dire invece 15 meno. Tipo peso 79-80 kg con la tuta. Anch'io. 79-80. Franco senza tuta. Balda, quanto pesa una tuta? Una tuta pesa, allora, su tutto... tutto quanto, la tuta non lo so, ma io ho pesato tutto da Inese, guanti, stivali, casco, tuta, quasi 10 kg, 9 kg e 7. Sì. Ok, Manuel, cosa stai guardando? Stai facendo i conti? Stava scrivendo per fare un articolo. Cioè, ci usi. Balda, io tengo un'altra domanda. Mira, il tuo contratto adesso con il team Pons è per un anno o per due? Sì, per un anno. Per un anno, ovviamente, ovviamente con la intenzione di andare a MotoGP, ok? No? Sì, è il mio sogno, spero che si possa avverare presto. E adesso. E la urgenza. Per il momento il contratto è di quest'anno, solo in okay. Moto 2 con Pons. Guarda, la urgenza del team dei MotoGP per firmare piloti. Questo vuole dire che tu devi performare nella prima parte della stagione per chiamare l'attenzione dei team del MotoGP. Tu lo vedi così o no? Secondo me, non lo so come lo vedo, non so come vederlo, perché adesso la situazione è molto strana. Per quello che sembra è che devo performare a casa, posso performare solo a casa adesso. con il scooter. Magari... Beh, se vale la prima gara Lorenzo va bene. Però sì, ma che moto vorresti? Fai una letterina per Babbo Natale un po' anticipata, visto il casino, insomma, che gira durante tutta la stagione. Che moto ti piacerebbe? Beh, la moto che mi piacerebbe da italiano è la Ducati. Ah. È una gran moto. E secondo me la moto che più si presta alle mie, come si dice, caratteristiche La Yamaha. Beh, quello okay. di tanti piloti, mi sa. Sì, perché io ho una guida piuttosto pulita, non da Hondista, tipo, no? Non da Honda, che la moto la devi aggredire molto, e io sono piuttosto pulito e scorrevole. Poi dopo, se c'è da aggredire, aggredisco lo stesso, non è che mi tiro indietro. Vai, aspetta, anche la Honda è una moto piccolina fatta per marche? Sì, ecco, è quello. Secondo me non mi trovo, perché io sono grande. Sì, l'altro dia, Franco, io stavo pensando alla difficoltà di Alex Marquez, perché Alex Marquez è almeno una testa più alto che il fratello, no? Sì, è quasi alto come me, un po' più basso. Per questo sarà interessante, vediamo come andrà lui. Certo, non lo so, perché comunque è una moto fatta su Marquez, la Honda. Claro. Poi sono tutti piccolini, prendi Cracino, no? Prendi Pedrosa prima. L'altra sera abbiamo avuto Fausto Gresini, no? Ti ricordi, Manuel, quando abbiamo detto dai, fai la tua squadra per l'anno prossimo MotoGP, dimentica di essere Aprilia ancora per una stagione, e fai la tua scelta. Non mi ricordo cosa ci ha detto sui piloti, no, Marquez ha scelto, cos'è che ha preso Manuel? Non me lo ricordo più, Fausto, cosa ha scelto. No, lui de moto ha scelto chiaramente Yamaha o Suzuki. Due ne ha fatto, ha preso una Yamaha e una Suzuki, per cui abbastanza allineato con quello che dici, perché ha detto è la moto migliore, perché chi arriva dalla moto 2 si sa. Chi era questo? Fausto Gresini. Fausto Fausto ha preso una Yamaha e una Suzuki.
Immagino che all'Aprilia non l'ha piaciuto molto questa scelta. No, l'ha detto, chiaramente l'abbiamo un po' staccato da quella veste lì, ha detto, perché chi arriva dalla Moto2, secondo me, se sale su una Yamaha e probabilmente anche su una Suzuki, ha molte meno difficoltà. È la moto giustissima, soprattutto la Yamaha, mi sembra di ricordare, Manuel, è la moto giustissima per debuttare in MotoGP. E Lorenzo ci ha detto più o meno la stessa cosa, che anche il cuore batte per Ducati, no? Da italiano, però la Yamaha va meglio. Zam, scusami, vai. Sì, volevo chiederti questo, Lorenzo. Allora, dei piloti che sono passati dalla Moto2 alla MotoGP, l'unico che ha vinto un gran premio, parlo di almeno un gran premio fino adesso, è Marc Márquez, perché tutti gli altri non hanno vinto nemmeno un gran premio. È, secondo te, casuale oppure la Moto2 non è così formativa per la MotoGP? Aiuto. Hai fatto svenire. Beh, secondo me, mi sentite? Sì, sì. Sentiamo. Ci sono? Vai. Sì, ci adesso sono, sì. Connessione scadente. Va bene, Lori. Beh, secondo me è formativa perché abbiamo visto che comunque Quartararo arrivava dalla Moto2 dove non aveva fatto neanche grandissimi risultati e non ha neanche vinto una gara, invece il MotoGP ha rischiato di vincere qualche gara quest'anno. Anche se vabbè, c'è Marquez che adesso è un po' stancato e bisognerebbe batterlo presto, perché è veramente un gran talento e tutto quanto, ma è un po' stancato, bisogna batterlo, almeno provare a batterlo. E poi prendi Zarco, no? Che comunque anche lui veniva dalla Moto2, è arrivato in MotoGP subito, è andato subito molto forte, però non ha mai vinto. La realtà è che non ha mai vinto, infatti. La realtà è questa. Però lì non so che dirti, non saprei che dirti. Ok, questo messaggio è, non so il nome perché c'è quei nomi lì delle chat MR di PDS, però dice: sono un tifoso di Enea, però Belin, ragazzi, questo mi fa pensare che scriva da Genova. Quanto è bello ascoltarvi, sembra di avervi nel salotto di casa come amici di vecchia data. De Balda, e lui è un tifoso di Enea, per cui bella questa cosa, il fatto che siamo qui come se fossimo tutti a casa dei nostri amici che ci ascoltano. Ok, Emanuele, sì, io non devo lasciare andare Lorenzo perché è stato così carino da dedicarci quest'oretta alla cameretta, però se hai una domanda fagliela. Siamo stanchi, è ora di andare a dormire. Che feroce. Lorenzo, una ultima domanda, penso che è abbastanza interessante. L'anno scorso hanno arrivato in MotoGP, ha arrivato Mir, Pecco, Quartararo e Oliveira, corretto? E quello che apparentemente Moto2 e Moto3 ha fatto un papel meno brillante è quello che ha fatto in MotoGP più brillante, no? Che è Quartararo. Quando io parlo con Mir sul Quartararo, lui dice: io ho battuto a Quartararo in Moto3 e Moto2. E Mir dice: lui non è meglio pilota che me. Anche se tu vedi la traiettoria di Pecco, Pecco è stato brillantissimo in Moto2, ma dopo è arrivato Quartararo e ha sito più brillante. Tu pensa che questo è solo per la Yamaha? Secondo me il livello è molto alto e quindi, come dicevamo prima, in Moto2 gli equilibri sono molto sottili, no? Allora basta poco che ti scombussola i piani, che magari te sei un pilota che fai molta percorrenza e ti piace guidare in un certo modo, ma poi devi cambiare e devi guidare in un altro modo, però non riesci a, mentre ti viene istintivo, no? E vai forte e lì viene tutto facile. Quando tu guidi di istinto senza pensare vai forte, mentre quando devi cambiare, devi iniziare a pensare, non vai più sereno sopra la moto e quindi può succedere, è normale. Poi nel frattempo ho trovato anche la risposta per Zam. Il problema non è che la Moto2 non ti prepara abbastanza, il problema al momento secondo me è che non vince nessuno perché è Marquez. Perché anche altri piloti non riescono a vincere. Esatto. Scusa, però forte. Ci scrivo che Rins ha vinto. Mi hanno scritto in 3 o 4. Anche Rins ha vinto, giusto. Giusto.
Però giustamente, come dice Lorenzo, insomma, quando c'è un satanasso che lascia poco spazio agli altri, è sicuramente tutto più difficile. Ok, ho questa bellissima domanda, ma non te la faccio perché Emanuele, che vuol sapere quanto guadagna un pilota di Moto2, non è giusto farti questa domanda. Io non te la posso fare, giusto, quanto guadagna un pilota di Moto2, perché dicono si sa, quelli di MotoGP. Non te la faccio, hai capito? Emanuele Mattiolo va a casa sua. Non lo so perché io sono in casa a parte. Esatto. Lo sa bene. Sì, Franco, lo normale è MotoGP, Lorenzo a parte, che lui è un caso a parte, è tra 150.000 e 200.000 per anno, ma non Lorenzo, che è un altro caso. ok. No, il Moto2 hai detto? Questi sì, cifre Moto2. Sì. Va bene. Perfetto, grazie mille. Lorenzo, ti ringraziamo tantissimo, sei stato estremamente carino, questa oretta dalla cameretta con te è stata particolarmente piacevole. Ti facciamo un grandissimo abbraccio a tutta la tua grazie. Famiglia. Un abbraccio. Stai riguardando, a tutti. Non far casini con lo duro, scuro. Raga. Vai, forza, ti vogliamo vedere in pista più forte che mai. Quest'anno devi darci dentro ancora di più del solito. Grazie a Zam per essere stato. Zam, è stato veramente bello averti nella cameretta, ci vediamo presto se hai voglia. Domani sera c'è Lucio Cecchinello, Manuel, Lucio Cecchinello dal reparto corse LCR, e in diretta con noi sarà, perché lui è blindato là, fa Bob, per fortuna arrivi in aiuto perché sono chiuso qua dentro, non posso uscire, almeno faccio vedere un po' cosa sto facendo, per cui ci siamo domani. Zam, se non c'hai niente da fare, noi domani, cioè collegare 2, 3, 4 costa uguale, stasera paga tutto il resto, non lo sapeva neanche. Torno anch'io allora, torno anch'io domani. Ci colleghiamo. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Valda, grazie, un abbraccio. Ciao a tutti. Domani. I Love America con Mauro Valli. Grazie a Filippo Brancato che ci ha ospitato come sempre nella regia, che è in cucina. Ragazzi, abbiamo regia in cucina. Ciao dal Bob. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Da Hyundai Fassina è finalmente arrivata la nuova i10. Vieni a scoprire le sue fantastiche motorizzazioni. È la piccola più accessoriata del mercato e approfitta dell'offerta lancio rate da 99 euro al mese. Da Fassina, in via Rona 15, in via Grassi 98 a Milano. Se amate le moto Triumph, amerete Triumph Sesto San Giovanni, il fantastico centro Pogliani dedicato alle iconiche moto che hanno fatto la storia, intuitive e coinvolgenti da sempre il sogno di ogni motociclista. Da Triumph Sesto San Giovanni troverai tutta la gamma in esposizione e pronta per un test ride su strada. L'officina è il top per preparazione e competenza. Abbigliamento tecnico e per il tempo libero, borse e una serie infinita di accessori completano il magico mondo Triumph, firmato Pogliani. Triumph Sesto San Giovanni, in Viale Casiraghi 427, sul web pogliani.com.